Al termine di una mattinata convulsa, il prefetto di Salerno ha sospeso il progetto per l'accoglienza a Policastro Bussentino di 36 profughi. Il controordine è arrivato dopo l'ordinanza del comune che vieta l'utilizzo dei locali dell'ex seminario per la mancanza della certificazione di agibilità. Gli immigrati dovevano giungere nella cittadina del Golfo di Policastro nella giornata di ieri e i cittadini contrari al loro arrivo hanno occupato l'area antistante l'ingresso dello storico edificio sorvegliati dai carabinieri della stazione di Vibonati. Momenti di alta tensione si sono registrati quando nei pressi della struttura hanno fatto capolinea quattro nordafricani. L'intervento degli uomini del tenente Zitiello ha evitato il peggio. Attimi di tensione durante i quali è stato danneggiato anche il vetro dello sportello dell'auto del parroco del paese, Don Antonino Savino. Mentre i cittadini in agitazione tenevano alta la guardia, il sindaco Dionigi Fortunato e il fratello Giovanni, presidente del Consiglio Comunale, hanno dato vita ad una serie di iniziative istituzionali che hanno investito in particolar modo il prefetto Antonella Scolamiero e il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. La Multiservice Sud è la cooperativa che già gestisce all'interno dell'ex seminario vescovile il Centro Le Rose, che si prende cura di anziani e disabili. La COP è solo locataria dell'immobile. La proprietà infatti è della diocesi, alla quale la Multiservice pagherebbe 20.000 euro all'anno. La stessa cooperativa ha chiesto ed ottenuto dalla prefettura il permesso ad accogliere 36 immigrati. In tarda mattinata il comune ha emesso l'ordinanza di divieto all'utilizzo dell'immobile per inagibilità. Il prefetto ne ha preso atto ed ha bloccato l'autobus di profughi che ieri doveva raggiungere Policastro. Ora scatteranno i controlli per verificare se l'edificio ha le carte in regola per poter accogliere gli stranieri che chiedono asilo politico. Noi non siamo razzisti, ha detto il sindaco. Il nostro comune sta già ospitando altri 15 immigrati attraverso un progetto che abbiamo condiviso con il Ministero e la Caritas. Tra loro ci sono anche bambini che vanno a scuola con i nostri figli. Credo che ora tocchi ad altri comuni fare un passo in avanti verso i profughi. Sul posto è giunto il vescovo. La Chiesa ha detto non ha alcuna responsabilità in questa vicenda. In ogni caso la legge va rispettata. Il comune sostiene che la struttura è priva di agibilità. È giusto quindi che la prefettura e le altre autorità competenti verifichino se il progetto della Multiservice Sud può essere attuato.